Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei acquisti del Rimini Comics. Non ho preso tantissime cose, però avevo piacere di condividere con voi qualche mio acquisto. Rispetto agli anni passati la fiera era molto più grande, però ho trovato meno stand di fumetti. Tutti quelli che cercavo non li ho trovati. È stata veramente una delusione sotto questo punto di vista, perché cercavo dei fumetti sia nuovi, appena usciti, che fumetti invece abbastanza famosi comunque, quindi non è che cercavo qualcosa di stra particolare, e mi è dispiaciuto tanto perché è una fiera del fumetto, però ho trovato meno fumetti rispetto agli altri anni e questa cosa mi ha un po' delusa. Gli unici fumetti che ho acquistato sono il numero 10 di Inuboku, il penultimo numero di questa serie che mi sta prendendo veramente tanto. L'ultimo volume uscirà mi sembra a settembre e sono veramente molto curiosa di vedere come si concluderà questo fumetto. Ho fatto anche il cosplay della protagonista Riricho in versione demone e niente, è veramente carinissimo. Se non lo conoscete vi consiglio di guardare l'anime, che racconta un po' la storia dei primi 2-3 volumi del manga, perché è veramente molto carino. E poi ho preso il numero 3 e il numero 4 di LDK. Questo shoujo l'avevo incominciato un paio di anni fa perché avevo trovato i primi due numeri in un mercatino dell'usato. Mi era piaciuta tanto la storia nonostante non sia molto originale, però per un motivo o per un altro non l'avevo mai continuata, e mentre ero a Rimini Comics mi sono lasciata convincere a continuarla per vedere se mi prende, se mi piace ancora o se la cestinerò e la lascerò lì ad ammuffire sugli scaffali. Mi sono poi lasciata tentare dallo stand dei dolci giapponesi che si trovava fuori dai tendoni e ho preso i pochi al tè verde. Voi sapete che io adoro tutto ciò che è al tè verde matcha, quindi non potevo non prendere i pochi, infatti ne ho acquistati due confezioni. E poi ho voluto provare una cosa nuova, ovvero gli Oreo. A che gusto? Al tè verde. Ancora non li ho assaggiati e sono veramente curiosissima, spero che siano buoni, in ogni caso vi farò sapere. Ho acquistato poi un ciondolo amuleto per la salute a forma di gatto con questo campanellino, veramente molto molto carino, e ho intenzione di utilizzarlo come ciondolo, quindi ci metterò una catenina e lo terrò al collo. Voi dovete sapere che io ho una fortissima passione per i peluche e i pupazzi, ne ho veramente tanti, mi piace anche collezionare i pupazzi, quelli piccoli della Trudy, però non ho più posto in camera dove metterli, quindi quest'anno mi ero ripromessa di non acquistare niente, nessun peluche, nessun pupazzo, neanche portachiavi, niente, no. Giovedì, il primo giorno che sono stata in fiera, sono riuscita a resistere, anche se ho visto tantissimi peluche bellissimi, soprattutto a forma di gatto e di criceto. Erano veramente adorabili, però quando ho girato il primo giorno non avevo trovato nessuno dei fumetti che stavo cercando, quindi ero molto giù e mi sono detta, se venerdì rivedrò quei pupazzi a forma di gatto di cui mi ero innamorata, li prenderò assolutamente. E quindi secondo voi li ho trovati quei pupazzi? Certamente, e ne ho acquistati due. Ditemi se non sono carinissimi e adorabili, adoro. Sono due gatti cicciosi, coi campanellini, le code, adoro. Adoro immensamente. Hanno anche disegnati i polpastrelli, cioè sono veramente troppo troppo carini. Ne ho acquistati due, ma uno l'ho regalato a mia sorella, mentre questo che ha lo sguardo molto malvagio, molto da bibi, da cibi insomma, la mia gatta, ho deciso di tenerlo sul comodino. E stamattina quando mi sono svegliata avevo questo gatto che mi fissava così con lo sguardo veramente truce. Fantastico. Insomma, dai, sono veramente troppo carini, non potevo non prenderli, no? No? Infine ho preso tre cose a tema Harry Potter. La prima che vi mostro è una maglietta con scritto Hogwarts Alumni. È grigia con la scritta Bordeaux e questa è una S, mi è leggermente comoda, ho intenzione di cucire le maniche arrotolandole e di accorciarla magari di 5 cm, però anche così non mi è eccessivamente lunga e l'adoro, è super elasticizzata ed è veramente carinissima. C'era poi una stand di Harry Potter veramente super fornito con tantissimi gadget e accessori fantastici, io se avessi potuto mi sarei comprata veramente di tutto, e infatti lì ho fatto una piccola follia che vedrete fra poco. Comunque, a parte questo, avevano anche un calderone con delle sorprese, quindi dei pacchettini, insomma regalo, sorprese in cui non sapevi che cosa potesse capitarti, e ne ho pescata una trovando, adesso vi faccio vedere,
questo portachiavi di Corvo Nero. È veramente carinissimo, fatto molto bene, l'ho appeso subito alle chiavi della macchina perché mi piace veramente tanto. Nonostante io sia sempre stata smistata in Grifondoro, mi piace veramente tanto. Infine ho acquistato una cosa fantastica che desideravo da più di 10 anni e è costata un pochettino, però ho fatto questo piccolo sacrificio perché era una cosa che volevo veramente da tanto tempo e quindi niente, mi sono presa la bacchetta, non una qualsiasi, ma la, quella di Hermione. È veramente bellissima, oltre alla confezione tutta in velluto, ma è veramente fantastica anche la bacchetta, veramente fatta molto molto bene. Adoro, la desideravo veramente da tantissimo e sono contenta finalmente di averla presa. Questi erano quindi i miei acquisti del Rimini Comics di quest'anno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi siete stati alla fiera, in questo caso che cosa avete comprato. Io in questo momento sono la bambina più felice al mondo perché ho preso poche cose, però le adoro, mi piacciono tantissimo e alcune di queste appunto le desideravo da tanto 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 tempo e quindi sono veramente troppo contenta. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!